Bella a tutti ragazzoni e benvenuti in questo nuovo video, signori. Io sono Maullo e oggi iniziamo una nuova miniserie, signori. Ieri abbiamo completato la miniserie sulla Retrocraft e oggi, signori, iniziamo una miniserie su The Sims. Ok, so che è un gioco un po' vecchiotto, però, signori, lo voglio giocare in una determinata maniera e voglio portare una miniserie nell'attesa di iniziare la nuova stagione di Minecraft, signori. Allora, partiamo subito con le presentazioni. Vi presento Tino Ammazza, o per gli amici, Ammazzatino. Signori, chi è Ammazzatino? L'uomo qui nella nostra presenza. Ammazzatino, il nostro Tino, è un ex detenuto, signori. Un ex detenuto che è stato in carcere per diversi anni, per varie colpe, rapina, estorsione, sequestro, omicidio, per varie situazioni. Ma adesso ha scontato i suoi anni di carcere, ha scontato i suoi anni di carcere, e vuole ripulirsi, vuole ricrearsi una vita, signori, e quindi ha deciso di trasferirsi in una nuova città, ripartire da zero, crearsi una famiglia e tornare sulla retta via. Ci riuscirà? Non lo so, non lo so, lo vedremo episodio dopo episodio, signori. In tutto questo, il nostro Tino è in carcere, ha imparato un lavoro, ovvero ha imparato a cucinare, che è diventata la sua nuova passione e quindi vuole cercare di emergere in questo campo, cioè diventare un grande chef stellato. Ci riuscirà? Non lo so, signori, lo scopriamo assieme passo dopo passo. Intanto le prime informazioni. Il nostro Tino è favolosamente, gli piace i soldi, effettivamente, perché è finito anche in carcere per la rapina, e una testa calda, perché anche passati di litigate e cose varie, è un uomo sicuro di sé. E non si usa, questo è molto importante, ed è anche un malvagio. Mi fa ridere molto l'animazione del malvagio che ci sta precisamente. In faccia lo vediamo, sembra un uomo tranquillo che ha perso parecchi anni in carcere, signori, ma adesso è pronto per iniziare una nuova vita, signori, una nuova vita. Diamogli fiducia ad Ammazzatino. Allora, breve racconto. Questi sono i suoi abiti quotidiani, i suoi abiti, se me lo spieghi, me lo dici, no, se non me lo dice, vabbè. Familiari, formali, sportivo, da notte, da festa, da costume da bagno, estivo e invernale. Avrete notato che al nostro Tino piace molto il colore nero e questo noi va bene così. Detto questo, io non so se dobbiamo fare qualche altra cosa, non ricordo sinceramente. Sì, va bene come giovane adulto. Ammazzatino, l'altezza è questa, va bene, il fisico è questo. Direi di non perdere altro tempo, signori, e partire. Eccolo qui il nostro Ammazzatino, signori. Diamogli fiducia e andiamo, signori, andiamo, andiamo. Ok, signori, ci siamo. Il nostro Tino decide di trasferirsi a Willow Creek. Iniziamo da lì. La città bella, lui è un amante del mare, gli piace la bella tranquillità, è un posto tranquillo, riservato. E lui decide di trasferirsi lì, signori. Allora, capiamo un attimino. Questa è una casa con un postoletto e un bagno e costa 15.000, ok. 13 bina Creek Cabana, ok. Qui ci abitano, sì. Un lotto che non è occupato, ok. Qui ci abitano, ok. Io non ricordo bene, signori. Niente, andiamo sul Tugurio, sì. È che questa mi lascia 15.000, questa 13.000 mi costa. E questa 16.000, andiamo a vivere qui, così mi resta. No, però ci sono due letti. Vabbè, partiamo da qua, signori, deciso. Sì, trasferiamoci per la nostra nuova casa. Seleziona opzione, ammobiliato, demolisci lotto. No, no, ammobiliato, dai, diamo fiducia. Noi purtroppo abbiamo pochi soldi. Signori, ci siamo. Il nostro Tino, per gli amici, ammazza. Come sì, ok, consigli. Lo levi questa cosa, grazie, bellissimo. Consigli 4, consigli, sì, consigli, bravissimo, perfetto. Il nostro team è partito così da solo. E basta, riuscirò a imparare da solo. Ok, signori. Oh, sempre cosa vuoi vedere? No, no, perfetto, signori. Il nostro Ammazzatino sta prendendo confidenza con la sua nuova casa, signori. Ce l'abbiamo fatta. Già è buttato. Perché è annoiato? Che problemi ha? Igiene, deve farsi una doccia. Tino, vatti a... perché noi siamo usciti adesso dalla galera, signori, quindi dobbiamo un attimino rinfrescarci. Smettere di guardare il televisore, scemo. Dai, lo so. Zio, puzzi, dobbiamo cambiare vita. Oggi si cambia vita, signori. Vatti a lavare, prepara
Prendiamo confidenza con la nostra nuova casa, signori. Che cosa carina, che cosa carina. Il vicinato non sa ancora cosa fa questo. Che cazzarola fa? Sta facendo le flessioni sotto la pioggia. Beh, dettagli, dettagli, però va bene. Nostro Tino si sta andando a fare la doccia. Bravo Tino, bravo Tino. Tutto questo sono le 8:49 di sera, penso. È domenica? Non lo so, non ne ho la più pallida idea. Di sicuro noi dobbiamo trovarci un lavoro, signori. Dobbiamo trovarci un lavoro. E per trovarci un lavoro dobbiamo comprare un computer. Direi, ma perché il computer? Si può fare anche col telefonino? Ma noi no, ma noi non interessa. Noi vogliamo, no, non li voglio tutti questi cazzate tutorial. Allora, computer, ok. Compriamo un computer, noi abbiamo quanto? 3.000. 3.000, questo costa 1.000? Porca miseria, va bene. Compriamo questo computer rosso, lo mettiamo qui. Riesci a muoverti? Bene, lo mettiamo qui. E dove cazzo la mangiamo poi noi? Ecco, forse allora sarebbe meglio. No, 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 non compra niente. Buttalo, butta a nulla. Esc. Devo un attimino riprenderci la mano. Vendi. Abbiamo venduto il tavolo, signore, non ci serviva, non ci serviva il tavolo, faceva cagare quel tavolo. Mi serve un altro tavolo, però adesso sì, adesso mi serve un altro tavolo, magari un pochino più grande. Che dici? Questi sono troppo grandi. Questo? Che è cambiato? Non è cambiato niente. Va bene, allora ci serve un tavolo decisamente più grosso. Questo? Mamma mia, che cagata. Ma noi siamo poveri, signori, siamo decisamente poveri. Bello questo, mi piace. Ok, non ci sta salendo una mazza, mi dai due sedie al volo così? Due sedie che non c'entrano proprio niente. Queste, no, no, voglio queste. Voglio queste. Queste, belle, che non c'entrano assolutamente nulla. Una di lì, una di qui e una di qui. Metti che vengono ospiti a trovarci, che non verranno mai, però va bene. A questo punto, ricompriamo il computer. Ricompriamo il computer. Questo di qua me lo piazzi. No, deve guardare da questa parte. Perfetto, ok. Torniamo alla vita normale, signori. Si torna alla vita. Abbiamo comprato un computer. Oh, che paranoia, non voglio sapere niente. Smettila. Oh, ma basta con tutti sti cosi. Perfetto. Dai, Tino. Lavati, sgrassati, che dobbiamo andare a cercare un lavoro, signori. Bravissimo, Tino. Perché puzzi ancora? Ma ti sai lavare? Cosa ti... Riesci a lavarti, Tino? Niente, si è lavato a metà, ha proprio voglia di andare a lavorare, signori. Ha questo istinto di andarsi a di andare a lavorare. Allora, noi abbiamo imparato a fare il cuoco, signori. Il criminale, noi ci stiamo disintossicando e questo ovviamente è criminale così. No, il cuoco, signori, deciso. Tino ha imparato a fare il cuoco, quando lavoreremo? Impresa, Tino ora come assistente lava piatti. Presto preparo un piatto, inizierà lunedì alle 16. Perfetto, ok. Ora ti torni a lavare, Tino. Porca miseria. Fai una doccia. Porca miseria. No, non si sa lavare questo. Ma che problemi ha? Ma che problemi ha? Salve signora, buongiorno. Che fa, piove? Mi sa di sì. Mi sa di sì. Mi sa di sì. Oh, perfetto. Vediamo se finalmente riesce a lavarsi in maniera consona. In maniera consona. E riusciamo ad alzare questo livellino di qua. Perfetto, perfetto. Io direi anche al buon Tino. Scusatemi, ma abbiamo pochi soldi, ma vanno sfruttati, signori. Abbiamo pochi soldi, ma vanno sfruttati. Vendi questo televisore, questo brutto televisore, e compriamo un signor televisore, signori. Questo che cos'è? Televisore. Oh, perfetto. Cosa mi posso permettere di meglio di quello che avevo? Questo no. Questo è l'unico che mi posso permettere un pochino meglio. Se questi costano troppo, questo non ne parliamo. Sì, è l'unico che mi posso permettere. Va bene, va bene, va bene. Ecco, dai, quantomeno un televisore un pochino meglio. Ok, torniamo alla vita normale. Bravo, così, usare il telefono. Ma la smetti di darmi sti consigli, non mi interessa nulla. Oh, perfetto. E oh, comitato di benvenuto. Zia, zia. Zia, andiamo a salutare. Invita i vicini a entrare. Smettila, non pensare a cucinare. Smettila, andiamo dagli invici, andiamo dai vicini. Dai, dai, cosa che è impazzita? Questa è impazzita. Ma che problemi hanno? È impazzita. Oh, stanno venendo tutti. Oh, che sono contento. Il nostro Tino sta rientrando in società, signori. Il nostro Tino sta rientrando in società. Oh, presentiamoci con i nostri nuovi vicini. Salve.
Perfetto, ok, ora puoi tornare a cucinarti. Dai, su, non so dove hai posato le cose, però va bene. Andiamo a costruire il pan, formato festa. Dai, sei, siamo gasati. Guarda questi che si sono venuti a mettere qua a casa nostra. Quella si è fregata il mio piatto. Quella si è portata il panino da casa, scusate. Che cazzo la si è portata? Che cosa sta mangiando questa? Ah no, è il regalino che mi hanno portato. Che carini, che mi hanno portato un regalino. Scusa, chi te l'ha detto che potevi? Questi si stanno a salutare. Chi gliel'ha detto a questo che poteva prendersi un pezzo della torta? Scusa, zia, la luce la pago io. No, non vorrei dirtelo, ma no, questa è venuta, si è collegata a Facebook. Cosa cazzo la stai guardando, zia? Scusa, io sto a cucinare. Che cosa stai facendo? Stai chattando con gli amici tuoi? Col mio computer? La luce di casa mia? Va bene, super. Siamo gli ultimi arrivati, signori. Siamo gli ultimi arrivati e dobbiamo porgere l'altra guancia, dobbiamo porgere l'altra guancia, signori. In tutto questo il nostro bravo Tino sta cucinando, appena iniziato, va bene, ok, acceleriamo un pochetto, proviamo a accelerare un po' col tempo, perché sennò qua stiamo 3 ore. Riesci a cucinare, zio? Cibo per noi, che bello! Sì, Tino ha cucinato per tutti. Tino, dove cazzo l'hai messo il piatto? Ok, devi mangiare però, Tino mio. Hai cucinato, devi anche mangiare, perché sennò preparare il cibo al 50%. Dobbiamo fare un altro obiettivo. Dobbiamo cucinare ancora. Tutto questo non stiamo cacando minimamente i vicini che sono venuti a trovarci, però va bene, però dettagli, signori, dettagli, dettagli. Stiamo guardando la televisione, seduti sul nostro divano triste. Perfetto, siamo contenti. Oh, parli con la bionda che mi sa che è molto carina. Chiacchiera dei valori della proprietà. Così. Perché non hai parlato con la tizia? Smettila di guardare la televisione. C'hai i vicini a casa, Tino. Va bene che sei abituato a essere isolato, ma parla con loro, condividi qualcosa. Sono diventati i nostri amici, li conosciamo? No, solo a Summer conosciamo. Parla, presentazione amichevole. No, non ti sei presentato con gli altri? Bene, ok. Proprio interessante, ok. Mancano le sedie in cui sta in questa casa. Stiamo a chiacchierare? Sì, forse stiamo a chiacchierare. Ok, siamo diventati amici di tutti, amici di tutti. Bene, bene. Quanto cazzo la dura sto comitato di benvenuto? Bene, oh sì, parliamo degli alieni, bene, ok. Che cosa carina. Ok, signori, il comitato di benvenuto sta finendo. Il nostro Tino sta facendo gli onori di casa, però guardate, si è andato a lavare i piatti sporchi, bene così, sono contento. E mo se ne stanno andando tutti. Scusa, zia! Chiedi della sua giornata, zia. Non te ne andare, zia. Tino, non vedo una donna da anni e anni. Sì, saluta qualcun altro, zia. Ora devo andare. Grazie per la compagnia. Ci vediamo dopo. Non hai dove andare, no? Vieni qua, dai, Tino, dai. Io credo in te, dai. Tino, non vedo una forma femminile da anni e anni, signori. Dai, Tino, parla un pochino con Summer. Bravissimo, parla un pochino con Summer. Chiedile cosa fa, cosa non fa, discuti di lavoro e poi andiamo a conoscere pure questi di qua. Chi sono questi? Non so chi siano. Presentazione amichevole, dai, conosciamo tutto quanto il quartiere. Presentazione amichevole, dai, no, se ne stanno andando. No, ma come? Zie! Ah no, la bionda sta tornando. Signori, la bionda sta tornando. Il nostro Tino interessa, il nostro Tino interessa. Tu chi sei? Tu chi sei? Presentazione amichevole, anche con te. Vieni qua. Ehi, zia. No, la rossa non piace. Stiamo a parlare con questa che non so chi sia. E invece la rossa torna. Ora devo proprio andare, grazie alla compagnia. Riusciamo a presentazione divertente. Dai, vediamo se riusciamo a fare i divertenti con questa. Che non so chi sia, stiamo a conoscere tutte donne. Che cosa bellissima! Oh, signori, Tino non vede, non vede, non vede. E ci siamo capiti. Questa. Presentazione amichevole. Le conosciamo tutte. Zia, vieni qua. Tutte, tutti. Tino ha il fascino del poco di buono. Ok, parliamo. Bello così, abbiamo fatto tante belle amicizie oggi, signori.
Abbiamo conosciuto Caterina, abbiamo conosciuto Morgan, Nancy e Summer. In più anche Liberty. Ok. Bravo, bravo, conosci, conosci. Ma queste le abbiamo attimpate là nel... No, se ne sono andate, meno. Ma c'è qualcuno a casa nostra che rompe le scatole? Ehi, ehi, questi si sono impossessati di casa nostra, signori. Oh, siamo noi i detenuti. I poco di buono. Che cazzo la fanno queste qua? Va bene, super. C'è qualcun altro che possiamo conoscere qui in zona? C'è qualcun altro che possiamo conoscere qui in zona? Ciao, ora devo proprio andare. Tu? Mi sembra piuttosto vecchiotta. Presentazione amichevole. Salve signora! Signora, perché gli si è levato l'ombrello? Non ho capito. Signora, signora! Signora, è là, è là, è là, signora! Ok, anche la signora sta venendo a conoscerci. Bene, così. Non so chi sia la signora, non so dove sia il mio Tino. Tino? Dove è finito? Ah, Tina è ancora qua fermo che parla. Ok, con questa chi sei? Chi sei, zia? Non riesco a vedere il tuo nome, mannaggia. A disagio, e c'è credo, ti stai bagnando tutto sotto la pioggia. Stiamo a parlare ancora con questa. Va bene, salutiamola, salutiamola, torniamocene a casa. Torniamocene a casa. C'è il delirio più totale qui. No, 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 prendi una porzione, no. Cuciniamo ancora, cucina, sei... Un formaggio grigliato, porzione singola, dai. Dai, 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 completiamo questi obiettivi. Così questo del lavoro dovremmo averlo fatto. Perché lì era fatto al 50%. Portiamoci a casa questo obiettivo, signori. E per oggi io penso che ci possiamo fermare qui. Primo episodio bello lungotto, ma ci sta, ci sta. E niente, signori. Domani continueremo l'avventura del nostro Tino. E vediamo un attimino come procederà la situazione. Come procederà la situazione. Tre biscotte. Io ho saputo della tua amicizia con Sam, è piuttosto in gamba. Che cazzo la vuoi? Ma chi ti ha chiesto niente? Grazie. Tanti cari saluti. Io non capisco. Forse nelle altre case comunque la luce non c'è. Perché tutti si vengono a collegare al mio computer. Non capisco perché non si stanno a casa proprio al proprio computer. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video con il nostro Tino. Qui bello tranquillo che vi saluta. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un altro episodio domani con il nostro Tino.